Al via la quinta edizione della settimana del benessere psicologico, promossa dall'Ordine degli Psicologi della Campania in collaborazione con l'ANCI Campania. Fino al 22 novembre saranno oltre 300 gli incontri che si svolgeranno in 200 comuni della regione, con la partecipazione di circa 1000 psicologi, per una grande mobilitazione che coinvolgerà più di 50.000 cittadini. Il primo degli incontri organizzati nei 5 capoluoghi si è svolto nella sala giunta del Comune di Napoli, alla presenza tra gli altri del sindaco Luigi De Magistris. Tema unico della manifestazione: territorio, imprese e benessere psicologico, che sarà declinato in modo diverso in base ai contesti provinciali, con l'obiettivo di creare o consolidare sinergie tra psicologi, amministratori locali e cittadini. Sì, una iniziativa che sosteniamo ed è per questo che la facciamo in sala giunta, per il ruolo importante che gli psicologi hanno nella nostra città, nella nostra regione, e soprattutto l'obiettivo del benessere individuale e collettivo di una città che possa essere sempre più inclusiva, accogliente, piena di umanità, e che il benessere non passa solo attraverso il denaro, anzi passa attraverso soprattutto relazioni umane, relazioni sociali, fraternità, amicizia. E Napoli in questo è una città che sorprende in positivo rispetto a altri luoghi del mondo, e quindi loro fanno un bel lavoro e noi glielo riconosciamo, e Napoli vuole essere la città del benessere individuale e collettivo.